Nel buio si muovono i pipistrelli, le talpe, le spie, noi uomini in lotta per la libertà. Benvenuti ad una nuova puntata della Voce dei Libri, la rubrica culturale di Voce di Strada. Oggi con molta emozione voglio dare voce a un romanzo toccante, definito da molti critici un romanzo verità. È un romanzo italiano pubblicato nel 1979, dove si narra la storia del politico e rivoluzionario greco Alexandros Panagoulis, detto Alekos. Tutti avrete capito che oggi parliamo di Oriana Fallaci e dell'uomo che amò tutta la vita e del suo romanzo che si intitola semplicemente Un uomo. È il primo maggio del 1976, quando Alekos Panagoulis, eroe solitario nella lotta rivoluzionaria greca contro la tirannia e il potere, muore tragicamente a causa di un misterioso incidente stradale. Per partecipare al funerale, milioni di persone si accalcano per le strade di Atene al grido: Zi, 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 vive, vive, vive. Si apre così un uomo, si apre dalla conclusione, dalla fine della vita di Alekos e dalla storia d'amore con Oriana. L'incipit del libro è di una bellezza struggente, rappresenta certamente una delle vette letterarie raggiunte dalla Fallaci. Dopo il flash sul funerale, la narrazione riprende da qualche anno addietro e il lettore rivive con Oriana il crollo di Panagoulis a partire dal suo tentativo di uccidere il tiranno Papadopoulos. E dal conseguente arresto. Si percepiscono in modo atroce le sofferenze e le torture fisiche e mentali subite da Lekos, prima e durante la prigionia. La storia coinvolge talmente tanto il lettore da sentire esso stesso, a volte, il dolore e la sofferenza per le violenze subite da Lekos. In alcuni tratti del libro, la sensazione di chiudere gli occhi per sfuggire a una brutalità è fortissima. Pochi libri riescono ad immergere completamente il lettore e a farlo soffrire in prima persona. Questo è uno di quelli. Si mantiene saldamente in bilico tra romanzo e reportage. La Fallaci narra la lotta personale di Alekos contro la tirannia, il suo disperato tentativo di fuga e l'inevitabile arresto. Soffermandosi a lungo sulla detenzione e le costanti torture, come dicevo prima, fisiche e psicologiche, che costrinsero e furono patite dal ribelle. Condannato a morte infinite volte e graziato infinite volte, il più delle volte salvato dalle pressioni della comunità internazionale, perché torturato con barbarie indicibili. Aveva resistito senza parlare, senza cedere alle minacce e ciò aveva contribuito ad aumentare la sua fama non soltanto in territorio greco, ma anche a livello internazionale era diventato molto conosciuto. Ciò comportava una vera difficoltà quindi per il regime nel trovare una soluzione per disfarsi di questo ribelle. E ovviamente senza alimentare sospetti nell'opinione pubblica. È così che Alekos Panagoulis, diventato ormai il paladino della resistenza greca, si era trasformato improvvisamente in un vero e proprio eroe del suo popolo. Ma col tempo il popolo dimentica gli eroi e i suoi aguzzini ben lo sapevano. Dopo parecchi cambi di prigione e altrettanti tentativi di fuga, dopo mesi di sofferenze e innumerevoli scioperi della fame, per Alekos era stato costruito un carcere personalizzato, di super sicurezza. Una sola parola: boiati. E vi assicuro che la descrizione di quel luogo è talmente realistica da aver dato persino a me la sensazione di non poter respirare mentre leggevo e di non poter più vedere la luce del sole. Infatti lui sarà rinchiuso per anni al buio in pochi metri quadrati, vittima della mancanza di cibo e di terribili condizioni igieniche. E il dubbio che Alekos potesse essere impazzito aleggia per tutto il romanzo. Del resto, le immagini disegnate dalle poesie che scriveva sui rarissimi pezzi di carta che gli capitavano sotto mano, raramente appunto, rasentavano forse la follia, però è pur vero che nel suo esilio forzato probabilmente aveva trovato anche la forza sufficiente per progettare la vendetta e mantenersi sano di mente. Sapeva bene che chi si rassegna non vive, sopravvive. Oriana Fallaci, che dopo la scarcerazione lo incontrerà per un'intervista e vivrà con lui anni di amore, deliri e ossessioni, racconta in questo libro il periodo più bello e forse più tormentato della sua vita. Vivrà con lui gli stessi disagi, la stessa difficoltà di essere libera.
un amore profondo, viscerale, un amore unico per la scrittrice, che si intreccia a una battaglia né pubblica né privata, alla ricerca disperata della libertà, portata avanti da un eroe da tragedia greca, un sognatore inguaribile, forse soltanto un uomo. La fiaba dell'eroe non si esaurisce col gran gesto che lo rivela al mondo. Sia nelle leggende che nella vita, il gran gesto non costituisce che l'inizio dell'avventura, l'avvio della missione. Adesso segue il periodo delle grandi prove, poi il ritorno al villaggio o alla normalità, poi la sfida finale, dietro cui si nasconde l'insidia della morte sempre evitata. Il periodo delle grandi prove è il più lungo, forse il più difficile, e lo è perché durante quello l'eroe si trova completamente abbandonato a se stesso, irresistibilmente esposto alla tentazione di arrendersi, e tutto congiura contro di lui, l'oblio degli altri, la solitudine esasperata, il rinnovarsi monotono delle sofferenze. Ma guai se egli non supera quel secondo esame, guai se non resiste, se cede. Il gran gesto che lo rivelò diventa inutile e la missione fallisce. Io vi ringrazio per averci ascoltato anche oggi, vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordo che chi è interessato a parlarci, se siete giovane autore, volete parlarci della vostra opera, potete scrivere a redazione@vocedistrada.it. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.